Si è riunito ieri l'ultimo CDA dell'anno dell'Istituto Socioassistenziale Burgio Corsello. Quali gli argomenti discussi? C'è stato un ordine del giorno molto nutrito. Ovviamente abbiamo approvato la prima cosa, gli storni di bilancio e gli imbinguamenti, quelli che per legge si devono fare entro la fine del mese di dicembre, e sono stati approvati alla unanimità. Per cui abbiamo proceduto con gli altri punti. Gli altri punti quali sono stati? Intanto il rinvio della annunciata inaugurazione della casa protetta dell'ala, che ci è stata approvata dall'assessorato con nuovi 19 posti che sono stati realizzati tutti in economia, senza alcuna spesa aggiuntiva e utilizzando un finanziamento per l'attrezzatura che già abbiamo nelle stanze, un finanziamento che allora ci è stato concesso dalla Regione per l'intervento anche dell'onorevole Granata, che ringraziamo. Siamo pronti, però non abbiamo potuto procedere alla inaugurazione perché vogliamo fare combaciare, anche per ragioni di economia, vogliamo fare combaciare la festa che avremo il 4 di febbraio in occasione una nostra vecchietta compirà 102 anni. Per cui combaciamo le due feste, perché ci è stata assicurata la presenza del Presidente della Regione, dell'Assessore e del Direttore regionale, nonché di tutte le autorità comunali e provinciali. Poi abbiamo preso atto dell'avvenuta consegna al Comune da parte dell'architetto Corbo, che è stato il nostro tecnico, della perizia di frazionamento per la vendita dei terreni di Contrada Carlino. Credo che tra qualche giorno avremo l'esito di questo provvedimento, per cui dovremo poi attendere, spero entro una quindicina di giorni, l'autorizzazione a poter alienare da parte della Regione, e quindi procederemo a fare al Comune la gara pubblica, con evidenza pubblica, per l'alienazione di questi terreni, che oggi sono non più a unico corpo ma sono divise in particelle di diverse dimensioni, per cui più facile l'accesso da parte dei compratori. L'altra cosa che abbiamo deliberato è praticamente abbiamo elargito al personale uno stipendio, perché il mese di ottobre, poiché abbiamo avuto delle ristrettezze finanziarie dovute ai tagli che ci sono in giro, ma dovute anche al fatto che qualche trasferimento finanziario non è potuto avvenire, perché come si sa il 15 di dicembre chiude la cassa regionale e quindi sono rimasti in sospeso. Noi speriamo appunto, con la realizzazione di alcune economie e con la realizzazione del ricavato di questa vendita di terreni, entro la fine di gennaio, presumibilmente, però le date a volte slittano, non per nostra volontà, di arrivare a completare, a essere aggiornati con tutti gli emolumenti del personale, che ringrazio, e tutto il Consiglio ha solidarizzato in questo senso, poiché però riteniamo di essere, nonostante tutto, una delle strutture più all'avanguardia della Sicilia.